La D'Urso fa il pieno di ascolti e ringrazia i fan, siete incredibili. Barbara D'Urso è ripartita da tempo con la sua abituale programmazione televisiva. Carmelita ha riportato in onda Pomeriggio 5 a inizio settembre, di fatto inaugurando la stagione televisiva ed è tornata anche con Domenica Live. La D'Urso è una delle indiscusse signore di Mediaset, oltre che uno dei volti identificativi della TV italiana di questi anni. Un traguardo, quello raggiunto, che non arriva come una sentenza dall'alto, ma che giorno dopo giorno viene confermato dai risultati di ascolti ottenuti dalla stacanovisata conduttrice napoletana. La D'Urso ringrazia per gli ascolti di Pomeriggio 5. Proprio in queste ultime ore ha deciso di ringraziare i suoi fan per i risultati straordinari ottenuti dall'inizio della stagione di Pomeriggio 5. Lo ha fatto a modo suo, con una foto su Instagram nella quale ricorda l'estate con una foto in costume, ammettendo di non avere alcun rimpianto di quella stagione, proprio in virtù dei risultati ottenuti. Non mi mancano questi giorni d'estate perché ora ci siete voi che ieri avete regalato un nuovo record per Pomeriggio 5. Quasi il 23 di share. Canale 5 vola altissimo sopra tutti. Siete incredibili. Grazie. Barbara D'Urso e Gerard Butler. Nelle ultime settimane Barbara D'Urso è stata avvistata spesso in compagnia dell'attore scozzese Gerard Butler, con il quale avrebbe condiviso diverse gite in barca intorno alle coste ischitane. Certo, per il momento non c'è stato ancora nessun bacio tra i due, ma noti giornali di gossip hanno raccontato di aver visto la star di Attacco al Potere affacciato al balcone della presentatrice alle prime luci dell'alba. Addirittura alcuni parlerebbero di una scennata di gelosia del divo a causa di un ballo che la D'Urso avrebbe concesso ad Antonio Banderas. Gli amori giovanili di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso ha sempre fatto molto discutere per le sue storie d'amore. Fin da quando aveva 18 anni ha avuto dei fidanzati più o meno noti, i cui nomi sono stati svelati solo al culmine della sua carriera. Ha amato molto, tanto da credere ogni volta che sarebbe durato per tutta la vita, ma ancora oggi si sente una donna che non può essere tenuta al guinzaglio ed è proprio per questo che molte delle sue relazioni non hanno avuto un lieto fine. Il rapporto più importante della sua vita è stato quello con il produttore cinematografico Mauro Berardi, dal quale ha avuto due figli, Gianmauro ed Emanuele. Nel 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora, ma ha chiesto il divorzio nel 2008 dopo essere stata tradita. Per quanto riguarda gli amori giovanili, invece, di recente la D'Urso ha confermato di aver avuto una relazione con Memo Remigi, mentre negli anni 80 è stata legata a Miguel Bosé, definito stesso da lei una persona dolcissima e straordinaria, e a Vasco Rossi. È stata poi paparazzata mentre si scambiava tenerezze con Stefano Bettarini e per circa 3 anni è stata fidanzata con l'imprenditore Pier Paolo Pizzimbone. Insomma, la vita sentimentale di Barbara è stata davvero travagliata, avrà trovato finalmente il vero amore?